Forse per alcuni solo curiosità, per altri anche un qualche all'ordine del giorno dell'agenda politica, l'argomento che era allora quello dell'indulto. Era, se vogliamo, un pretesto per mettere a nudo e per presentare appunto una vicenda e per riflettere insieme su un periodo, su una fase della nostra storia nazionale che ci sembra a volte così lontano. Se noi pensiamo a quelli che sono stati gli anni 60, gli anni 70 rispetto ad oggi, se pensiamo a quelle che erano le lotte politiche, la vita politica di quegli anni rispetto a quella di oggi, ci sembra che siano passati non 20, 30 anni, no, ci sembra che ci sia un abisso rispetto ad allora. Eppure rileggendo queste pagine, rileggendo gli scritti di Mario, in realtà molti dei problemi che venivano insieme, la raccolta, una prima raccolta delle poesie che Mario aveva scritto negli anni di carcere, e oggi siamo arrivati a quello che è l'appuntamento per me personalmente più importante, a quello che attendevo di più, una ricostruzione di una storia, di una vicenda personale che finalmente getta ampia luce sulle motivazioni che hanno portato un nostro concittadino, un figlio di questa nostra terra, a vivere determinate esperienze. Al solito non è questa la sede per esprimere dei giudizi, per lanciare pietre nei confronti di nessuno. Vogliamo soltanto presentare ancora una volta una testimonianza perché in qualche modo possa tornare utile. E io ringrazio personalmente Mario per avermi voluto qui al tavolo dei relatori a coordinare gli interventi di chi verrà dopo di me. Ringrazio anche coloro che sono intervenuti, che hanno accettato l'invito, perché come tutti sappiamo accettare di intervenire in queste circostanze, qui dietro il tavolo dei relatori, come anche dall'altra parte, essere seduti qui ad ascoltare, a volte rappresenta davvero una sfida rispetto a pregiudizi, rispetto a una serie di classificazioni che sono purtroppo ancora in voga nel sentire comune. Di fronte a tutti questi pregiudizi, di fronte a queste classificazioni, il demografico Rocco e Rocco Scodellaro, e il giudizio che viene, che ne deriva sulla giustizia, guardate allora, dice: il carcere si doveva riempire del materiale, guardate, del materiale senza anima, del materiale prescelto dalla giustizia, nemmeno scelto dalla, prescelto dalla giustizia, magari prima dei processi, secondo la norma che vige anche nelle confraternite: il più fesso porta la croce. Era questo il giudizio che dava in questo romanzo topografico Rocco Scodellaro del carcere e della giustizia. Eppure Scodellaro non contestò mai l'istituzione della giustizia, accettò la condanna come lo accettò Socrate, accettò la pena e le sue conseguenze, tant'è vero che si dimise anche da sindaco. Non ci colleghiamo all'attualità. Conosceva pure Rocco Scodellaro, una persona che conosceva bene i tanti errori di quell'istituzione della giustizia, che nella storia sono stati sempre errori di classe e errori sempre di schieramento, lo conosceva bene. Ecco, questo per quanto riguarda il collegamento spirituale che mi ha dato il tuo libro, Mario, dall'inizio della lettura. Il secondo collegamento, quello che io chiamo culturale, che ha anche il proprio valore, certo, quello sentimentale forse per noi ha un valore più grande, mi ha richiamato alla mente, ecco perché dicevo prima di Calvino, mi ha richiamato alla mente il testamento spirituale di Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, che è l'ultimo romanzo scritto dal grande scrittore. Il romanzo che decide la vittoria dell'uomo sulla tecnologia, che potrà anche scrivere, diceva Calvino, la tecnologia potrà anche arrivare a scrivere dei grandi romanzi, forse i più grandi romanzi che ci sono nella storia della letteratura, ma non li potrà mai leggere. Perché, diceva Calvino, noi possiamo inserire nel cervello di un robot, possiamo inserire decine di migliaia di persone, amore, passione, sangue, tradimento, uccisione, carcere, no? E poi questo cervello le unisce, le assemble insieme e ne esce il più grande romanzo della storia, ma che non potrà mai leggere il robot, perché la lettura
è interpretazione e reinterpretazione. La lettura è emozione, è sensazione, la lettura è gioia, dolore e pianto. Immaginate il robot che piange. Cioè tutte queste che sono funzioni peculiari, uniche della coscienza umana. Ecco perché c'è la vittoria dell'uomo sulla tecnologia. Per il robot, giustamente diceva, lo scritto sangue, il simbolo sangue, il segno sangue, sarà sempre quel liquido che scorre nelle vene dell'uomo. Per il lettore invece sangue può anche essere amore, passione, violenza, colore, razza. Può essere tutto questo. Ecco perché c'è la vittoria della lettura, la vittoria umana sulla lettura. E perché allora mi hai fatto venire alla mente proprio questo romanzo di Calvino e non altri? Perché anche questo romanzo, ecco, io questa prima poi di... Questo romanzo è composto, non è un romanzo, è composto da 10 vizi, diciamo da 10 due pagine come l'hai fatto tu. Ecco, è composto da 10 pagine. Ecco, io al tuo scritto mi sarebbe piaciuto tanto che ad ogni che fosse una serie di prima pagina, una serie di prima pagina, magari cambiando soltanto il nome del protagonista o magari cambiando anche il nome del protagonista. Perché ti faccio un esempio e magari ci aggiungerei soltanto quello che dice a pagina 24, no? Ecco, questo bisognava anche dirlo, quando dici così nell'agosto del 69 prendi la macchina e va a Torino, no? Io per esempio mi sarebbe piaciuto, no? Sono nato a Cerignola, sono emigrato a Milano, è fatta la storia, ma c'è bisogno di aggiungere altro? Sono nato a Cerignola, sono emigrato a Milano, sappiamo già la storia, operaio, emarginato, sfruttato, se è riuscito ad integrarsi alla fine di una vita di lavoro si sarà comprata la casetta nei quartieri dormitorio, va bene, sì, ci sarà arrivato, oppure negli anni 50-60 sarà un operaio alienato e finito nei tanti mani. Non c'era bisogno di scrivere altro, l'altro potevi dire, o possiamo dire, sono nato a Termoli e sono emigrato in Belgio. Basta, appunto, la storia è scritta, a Belgio, emarginato sicuramente, sfruttato anche sicuramente, poi magari integrato chissà dopo quanti anni, e poi nella miniera, la silicosi, la morte a 40. Ecco, certe volte non bisogna scrivere 1000 pagine, un grande romanzo non è perché ha 1000 pagine, ma perché hanno una pagina che sa segnare le cose, che sa segnare la storia. Ed ecco perché questa prima pagina mi ha colpita, perché in questa tua prima pagina c'è la storia di tutti noi, caro Mario, in questa prima pagina che è stata scritta sulla pietra, che è indelebile, che è poesia, sì, forse non è, manca la rima, non chiamiamola poesia, ma chiamiamola prosa d'arte sicuramente, va bene? In questa prima pagina io ci ho trovato, credimi, il viaggio compiuto nello spazio da milioni e milioni di cafoni del meridione. Ci ho trovato il viaggio compiuto nel tempo e continuato nel tempo delle umiliazioni, dello sfruttamento di questi nostri cittadini del sud. E qua adesso ci troviamo magari con la Lega, no? Che dal governo, non più da Milano, dal governo, dalle sedi del governo offende i nostri lavoratori, umilia il meridione che è rappresentato la ricchezza del paese, non è derivato dalle aziende del nord, è derivato dallo sfruttamento dei nostri lavoratori, dei nostri emigranti. Questo, e purtroppo ci ritroviamo al governo. Però adesso mi ha chiamato a fare l'analisi del tuo scritto, caro Mario, e adesso voglio fare un'analisi e entrare all'interno della tua coscienza. E non soltanto di quelli, mi riferisco un po' a tutti i tuoi scritti. Ecco, io ho notato, Mario, che nei tuoi scritti non dichiari mai la volontà, non dichiari mai un'intenzione di tornare al nord. Io non ho trovato, in tutti i tuoi scritti che ho letto, non ho trovato una tua volontà di tornare al nord. Eppure è al nord che si è fatta la tua vita, eppure al nord che si è realizzata la tua storia. E allora dico, come mai? La storia proprio nel vero senso illuministico della parola. E allora dico, come mai
Mario non dice mai, ha scritto tanto e non dice mai di voler tornare al nord dove c'è ancora la sua vita. Perché questo? E allora ho avuto un altro collegamento culturale e mi sono collegato ad Anguilla, il protagonista della Luna i Falò. Guardate, Anguilla, già in questo nome c'è la tua storia, solo in un nome. Non bisogna scrivere tanto. Se voi riflettete, Anguilla, perché non aveva le caldi sufficienti per diventare uomo, rimaneva sempre un'anguilla. E allora Anguilla ha avuto come te, o come tanti loro, gli stessi problemi. E poi se n'è andato in America, dove si è realizzata la sua vita, dove si è realizzata la sua storia, ed anche con azioni illegali. La vita di Anguilla in America si è realizzata anche con azioni illegali. Poi è tornato nelle Langhe, è tornato a rivisitare le radici, ma non per restarci, per capire meglio il viaggio che ha compiuto nel tempo e nello spazio. Ecco perché è tornato. Ma sa che poi dovrà ritornare in America, perché è là che c'è ancora la sua vita che batte, dove si è fatta la sua storia. Tu invece no, Mario, questo non lo dici mai. E beh, io sinceramente un perché ve lo sono dato, perché tu non dici questa cosa. Io penso di aver capito perché tu non dici questo, e io non lo voglio nemmeno dire questa sera. Sei tu che ce lo devi dire, caro Mario, sei tu che ce lo devi raccontare. Oppure forse la risposta non è ancora a livello della coscienza, è ancora a livello della subcoscienza. E allora, caro Mario, ti invito a ricercare, ricerca questa risposta. Ricercala anche con sacrificio, perché le ricerche costano sempre un impegno morale. Ricercala questa risposta e poi ce la vieni a dire, poi ce la vieni a raccontare, ce la vuoi scrivere come vuoi tu, però io ti invito a fare questa ricerca. Io fino adesso, come vedete, non espresso, l'aveva detto a Mario, io fino adesso non ho espresso nessun giudizio politico su quello che c'è scritto di Mario. Io a Mario avevo detto, quando è venuto ad invitarvi, io Mario ti voglio bene. Ma ti voglio bene come figlio di Rocco, di quella persona che quando ho abitato 20 anni, abitato tra parentesi in piazza Postergola, quando ho abitato più di 20 anni, anzi in piazza Postergola, ci passava tutte le sere ed era ciao, buonasera, eccetera. Io a quel Mario voglio bene. Io voglio bene anche a quel Mario che ha la fotografia con Vittoria del 72. Io anche a quel Mario voglio bene. Ma dopo no, Mario, non ti voglio più bene. E io te l'avevo detto, perché io non condivido una cosa, io non condivido una parola, io non condivido nessuna azione del tuo movimento, né allora né adesso. E non condivido niente neppure del contenuto politico di questo libro, del contenuto artistico, sì, io ti ringrazio, perché mi ha fatto venire sensazioni forti, lo dico, ma del contenuto politico io non condivido assolutamente niente, niente. Per tanti motivi, soltanto quello più leggero. Tu per esempio accusi continuamente la borghesia, anche uno storico, tu accusi continuamente la borghesia e dici che è responsabile dei tuoi guai e dei guai di milioni di persone del sud. Io dico sì che tu sei vittima della borghesia, io pure sono d'accordo, ma della borghesia che non c'è stata mai, di quella borghesia. Perché il meridione è vittima della borghesia che non c'è stata nel meridione. Questa è la realtà storica, questo è il grande guaio del meridione. Noi non abbiamo avuto la borghesia, abbiamo avuto i parassiti. Io non mi voglio ispirare, non voglio citare solo un popolo di formiche, di fiore, ma tanti altri. E questo è il nostro guaio, altro che la borghesia. La borghesia che non c'è stato ha condannato il meridione, caro Mario. Ecco. E io non condivido per questo, ma nemmeno per i problemi di violenza, perché guarda Mario, la violenza è giustificabile molte volte, è giustificabile molte volte le violenze, anche io l'ho giustificato. Io ero e sono dalla parte di Cuba. No, Gino, io ero e sono, su queste cose non si può transigere, altro che, bisogna essere molto precisi. Io ero e sono dalla, io non sono un pentito, difendevo Cuba e la difendo. Io ero con l'Algeria, che cosa è stato per me? Non solo di sentimenti, ma di impegno politico, l'Algeria, il Congo, il Kenya. Che cosa è stato il Vietnam per me? Ero e sono. Ma l'Italia è un'altra cosa, guarda. E questo è il problema. Dicevi anche tu, anche quando parlavi dello statuto, l'Italia è un'altra cosa.
Il nostro giudizio sull'Italia della Resistenza, il nostro giudizio sull'Italia della Costituzione, sull'Italia dello Statuto dei Lavoratori è un giudizio diametralmente opposto a tuo e al vostro. È diametralmente opposto. L'Italia ha bisogno di democrazia, caro Mario. Ma quante sangue deve pagare l'Italia per avere diritto alla democrazia? La prima guerra mondiale, il fascismo, la seconda guerra mondiale, 40.000 partigiani uccisi. Ma quanto dobbiamo pagare di sangue per avere diritto alla democrazia? Noi abbiamo bisogno di lotte democratiche, non di mitra. Io di questo ero e sono convinto. Poi dirò anche dei miei errori, se mi permetti, guarda. Certo. E tra l'altro tu citavi lo statuto dei lavoratori, dici che ce lo stanno togliendo, no? Giustamente, io non so se fra 4 anni abbiamo, che hanno le concessioni e i soldi dei comuni, va bene, sono diventati imprenditori, si sono gonfiati il petto, si sono diventati imprenditori e si sentono un gradino più in su del Padre Eterno, questa è la realtà. E beh, a questi lor signori, a questi padroni e padroncini locali e territoriali della provincia di Lecce, dobbiamo far capire a loro le concessioni dei comuni piani. I soldi dello Stato piacciono, milioni e miliardi, poi le leggi dello Stato non piacciono. E questo è il problema, non dello Statuto dei Lavoratori, non è una carenza legislativa, è una carenza di lotte. E questo, su questo ci dobbiamo impegnare. Perché il problema, io capisco anche, qua ci sarebbe, il problema non è che siamo carenti noi, il problema è l'emigrazione. C'è una fascia larga di persone che potevano dare un contributo di lotte dai 20 ai 50 anni che sono stati portati via dall'emigrazione. Questa debolezza poi non è un problema, è un problema storico, è un problema sociale, cioè questo voglio dire. E allora è su questo, Mario, che tu devi cercare di fare un profondo riesame. Ecco, essere coerenti, io devo parlare anche di me, perché figurati, io quanti errori ho fatto. Certe volte io mi ritengo forse anche responsabile di te, cioè stiamo attenti, perché io non sono, no, l'anima pura che non sbaglia, no, io. Però un profondo riesame bisogna saperlo fare, ed essere coerenti non significa condividere tutto nella nostra vita. Io non posso essere coerente con me stesso difendendo anche quello che sono stato un ragazzo sovietico, non lo posso negare. Io non sono vile come Veltroni, io non sono un buffone come lui, io sono stato dalla parte dei carri armati ungheresi, non lo posso negare, perché tutti i cittadini di Alessandro, i miei compagni, quando litigavo, avevo 16 anni e allora di politica si parlava soprattutto di politica e non di calcio. Io allora ero da quella parte, posso rinnegare, e ho sbagliato e forse ho rovinato anche qualche giovane, perché no, lo devo anche dire. E allora posso difendere io i paesi del socialismo reale, che sono stata la causa della rovina di questo grande ideale che è il comunismo, e che ha ragione Maurizio, che non è morto, ha voglia Berlusconi, ne abbiamo visti di Berlusconi sulla nostra strada, che non è morto. E io vi ricordo, mi viene in mente uno scritto di Claudio Magrisi, uno scrittore non comunista, non è comunista, in un meraviglioso libro di saggi chiamato Utopia e Disincanto di qualche anno fa, diceva questo, diceva in un saggio molto bello, diceva: il comunismo ci ha lasciati una grande eredità. Il comunismo ci ha lasciato una grande, Claudio Magrisi, non così minorizzo, o Maurizio Nocera, o Donato. Va bene, diceva Claudio Magri, il comunismo ci ha lasciato una grande eredità, non delle risposte che ha dato, ma delle domande che ha posto, che stanno ancora tutte lì. Le domande che ha posto il comunismo stanno ancora nei rapporti di classe, certo in modi diversi, in forme diverse. Il XIX secolo, il XX secolo, rapporti di classe tra chi aveva e chi non aveva, tra il capitale e il proletariato. Oggi non è più così. Oggi i rapporti sono, il XXI secolo, i rapporti di forza sono tra chi sa e chi non sa.
e loro, i loro signori, l'hanno capito molto bene. Quando c'è l'attacco alla scuola di Stato, caro Mario, quando c'è l'attacco alla scuola di Stato, sanno questo e vogliono le scuole private, perché è nelle scuole private che vogliono far finire i nostri, e a noi darci le scuole che non servono a niente, perché oggi il nuovo proletariato non è quello che non ha il pane, è quello che non sa. Ecco perché, caro Donato, tu mi sembra che sia assessore proprio in questo ramo, c'è da fare una grande battaglia per la difesa della scuola pubblica prossimamente. Io finisco, lo so che l'ho fatta lunga, però Mario mi ha chiamato anche a dire tutte queste cose anche. Ecco, e allora finisco subito. Ecco, noi, ecco, in fin in fondo, visto che ho citato Calvino, rimaniamo sempre figli di questo grande scrittore. Questo grande scrittore che dal neorealismo dei racconti, dei primi racconti, è passato alla disgregazione dell'io, alla disgregazione dell'essere di una giornata, la giornata di uno scrutatore. Io purtroppo mi viene da dire un'altra cosa, anche se so che la dire. Ecco, io sa quante volte ho detto, se in Unione Sovietica i dirigenti 40 anni fa, perché mi sembra del 55-56 una giornata di uno scrutatore, se in Unione Sovietica i dirigenti e il popolo avessero letto questo racconto lungo di Calvino, forse la storia sarebbe stata diversa, perché là è il problema della cultura che è venuto bene. Quindi Calvino, poi questa disgregazione dell'io che dalla giornata passa a Palomar, poi al sogno fantastico, quello che non c'è, per fare un legame storico a quello che abbiamo avuto negli anni 70-75, che hanno con le città invisibili, in cui lui si veste da Sciarazzate e racconta al canne in modo che faccia meno danni possibili. Ma soprattutto mi piace ricordare che quello che a noi serve, uomini di sinistra, quello serve, anche a te Mario, l'immagine di questo lettore e di questa lettrice che alla fine del libro, le ultime, stanno a letto, non è un caso che li metta a letto, perché il letto è il luogo simbolo della procreazione, è il luogo simbolo del futuro, è il luogo simbolo della speranza. Ecco perché li mette. Questo significa che Calvino, poi, malgrado tutti i nostri sbandamenti, come l'abbiamo avuti tutti quanti noi, poi alla fine riesce a entrare nell'alveo dell'illuminismo. Perché anche noi abbiamo, ma quando siamo stati sbandati, abbiamo trovato sempre nella ragione un po' di luce per trovare una strada. Quanti sbandamenti abbiamo, se dovessi elencare tutti gli sbandamenti miei, quanti sbandamenti, però siamo stati appunto come Calvino, abbiamo trovato nella ragione illuminista un piccolo tratturo per cercare di andare avanti. E invece voi, Mario, il tuo movimento, piuttosto che figli di Marx, mi siete sembrati figli di Heidegger. Perché io vi ho visti, non solo in quello che scrivi tu, ma anche quello che scrivono i tuoi amici, vi ho visti sempre come degli uomini scagliati giù dal cielo e caduti a casaccio, disordinatamente, senza uno scopo, senza la possibilità di trovare uno spazio e un tempo vitale, io così, perché in fin in fondo, ecco, voi vi ho visti e uno spazio, un tempo che difficilmente saprete trovare se vi sentirete sempre come dei disadattati. Non si tratta di essere disadattati in questa società, si tratta di impegnarsi a lottare democraticamente, questo è il problema. Quindi mi sembrate più figli dell'esistenzialismo che del marxismo, insomma, questo anche l'accusa politica che io voglio fare. E allora Mario, torna a scrivere, o se vuoi torna a raccontare, senza scrivere, torna a raccontare, perché c'è una cosa, perché nella storia della letteratura ciò che diventa epopea universale non sono i racconti scritti, sembra una contraddizione, ma sono proprio i racconti orali. Quindi torna a raccontare se vuoi, Mario, però prima di raccontare, ecco, io ti invito, ricerca nella tua coscienza, Mario, qualcosa di nuovo, ricerca nella tua coscienza, Mario, qualcosa di nuovo che non hai voluto o non hai saputo scrivere. Ecco, questo è l'invito che io ti faccio. Allora, l'intervento di Cosimino Rizzo naturalmente apre una conferenza a sé stante, perché è ovvio che la molteplicità dei temi trattati è bella, è stimolante, però non si può esaurire in questa sede. E comunque effettivamente io penso che
c'è un sentire comune nel mondo della sinistra, non di quello diciamo che abita ai piani alti, per usare un'espressione metaforica, ma nel popolo della sinistra. C'è un gran bisogno di tornare a discutere di certe tematiche, di affrontarle nuovamente nelle sedi più opportune, e le sedi possono essere solo queste qui, queste belle piazze aperte dove non esiste chi sta più in alto e chi sta più in basso, dove ognuno può tornare a essere libero di esprimere la sua opinione, anche quando, come in questo caso, non è forse un'opinione che condivide, è un'opinione sicuramente molto critica, ma è sicuramente il sale del nostro agire politico, il sale della nostra democrazia. Non voglio dilungarmi oltre, tra l'altro invito anche gli altri relatori a stringere un po' i tempi, mi dispiace, però ci sono esigenze di quella parola gigante che, appunto, di cui parlava Cosimino, che è la legge, che ci impongono di stringere i tempi quando vorremmo magari dilungarci chissà fino a notte fonda a parlare di certe cose. La parola a Maurizio Nocera, sì, la parola a Maurizio Nocera. Mario deve andare via per problemi di legge gigante, però noi possiamo anche restare. Vedremo gli sviluppi, sì. Magari. Anche per non togliere voce. Sì, intanto diamo la parola a Maurizio Nocera. Buonasera. Io voglio fare un ragionamento. Indubbiamente Cosimino Rizzo pone un problema forte, e lo ringrazio anche per l'onestà, la determinazione con la quale ha affermato e difeso queste sue affermazioni. Cosimino Rizzo le ha potute fare però queste affermazioni perché ci siamo trovati davanti a questo testo, autobiografia di un ex brigadista rosso. Se non ci fosse stato questo testo, i convincimenti e anche la bella, permettetemelo di dire, lezione letteraria, le citazioni di Calvino sono, oppure di Levi, sono veramente azzeccate, diciamo, alla prima pagina del testo di Mario Fracasso. Però mi permetto di dire che, a differenza di Cosimino, io voglio bene, amare una parola un po' impegnativa, non conoscevo Mario Fracasso nel passato, quindi non potevo esprimere un giudizio, però voglio bene oggi a quel Mario Fracasso che è qui a fianco a noi, per il quale voglio che raggiunga quanto prima possibile la piena libertà. Un merito ce l'ha Mario Fracasso, a differenza di tanti altri. Io conosco la letteratura proveniente dal movimento armato in Italia, e quella, tanto per intenderci, di Sensibili alle Foglie, ma anche quella dei vari Soccorsi Rossi e Proletari. Però con Mario è la prima volta che mi trovo, parlo al singolare, davanti a una onestà intellettuale di dire le cose come egli le ha vissute, cioè senza raggiramenti letterari o metafore o similitudini che, appunto, fanno dare più interpretazioni al lettore. No, Mario dice: questo è stato. Sono d'accordo con Cosimino Rizzo che non c'è, oppure è difficile intravedere all'interno dei due libri che Mario Fracasso ha fatto una volontà riferita al presente. Sono d'accordo con lui, però la differenza mia con Cosimino sta proprio in questo. Io voglio bene a Mario,
perché mi auguro che scriva ancora e che scriva molto e che soprattutto non scriva solamente del passato. Io sono un comunista, non ho mai abiurato a questa parola. La grande differenza in un incontro che c'è stato recentemente con uno dei massimi dirigenti dei DS è stata appunto questa. Io adesso ti appoggio dopo che tu in una segreteria centrale del Partito Comunista mi hai fatto attendere 2 ore e poi dopo non mi hai ricevuto su tua stessa chiamata. Adesso io ti appoggio e ti appoggerò davanti alla barbarie di questo governo di centrodestra, ma ti appoggerò proprio perché siamo diversi. Io sono comunista e sono rimasto comunista dal 1963-64 in poi. Tu sei cambiato, non sei comunista, non ti piace essere comunista, ti piace essere democratico. Ebbene, il concetto di democrazia che tu hai in questo paese e per questo popolo è molto, ma mille volte più avanzato di quello di Berlusconi, di quello di un Gianfranco Fini, di un Buttiglione qualsiasi. E allora io ti appoggerò. Per cui se l'idealità è un'idealità alta nella storia dell'umanità e Mario questa idealità ce l'ha, io vorrei che Mario venisse recuperato non a una formale autocritica di quello che è stato. Io sono contro la pena di morte, chiedo scusa se farò qualche autobiografismo per leggere il testo di Mario Fracasso. E sono stato contro la lotta armata, ma non quella sera in cui con l'ex sindaco della Ducata, mi pare si chiamava, il precedente sindaco Nicolai, del Casale, con quell'altro e con altri giovani e con altre persone, nella piazzetta che sta da quelle parti, piazzetta Santa Lucia, Santa? Aiutatemi. È lì che ho conosciuto Mario Fracasso ed l'ho conosciuto proprio sulla base di una dichiarazione fatta in quell'intervento che io ero contro la lotta armata e dirò poi perché. Quindi fui anche criticato per quella mia affermazione, oppure ma no, tu non capisci, va bene. Quindi un recupero, ed ecco perché voglio bene a Mario, un recupero di Mario Fracasso a un dibattito politico alto, che può essere quello della ricerca di una lotta, qualsiasi lotta, per una società migliore di questa, senza sfruttamenti. L'annotazione di Cosimino Rizzo rispetto alla presenza o meno della borghesia nel sud, quello è tutto un altro capitolo, però se non c'era la borghesia c'era la grande agraria, c'era i Caradonna e quindi c'era tutto un altro disastro di cui non dobbiamo parlare questa sera. Ma perché ero contro la lotta armata? E perché io non sono contro la lotta armata in generale. Ho affermato, e lo affermo qui stasera, che se si tratta di difendere la democrazia, la libertà, non so se l'età me lo consentirà, ma sarei il primo ad imbracciare una qualsiasi cosa per difendere questa democrazia e questa libertà. Su questo l'ho scritto. Il presidente ex Cossiga sa di questo scritto perché lo scrissi proprio in risposta a un articolo di questo senatore a vita che non smette mai di parlare a sproloquio, soprattutto quando si tratta di attaccare la sinistra, di attaccare i democratici, di attaccare
di attaccare i progressisti e chi ovviamente lotta, lavora per una società diversa e una società più giusta, una società a dimensione di uomo. Ma perché avevo fatto quella affermazione e ancora oggi la fermo? Per un semplice motivo di esperienza, diversa da quella di Mario Fracasso. Io ero a Trento nel 68, nel 67, nel 69, nel 70, nel 71, nel 72, nel 73 e poi ero a Milano nel 75, nel 76, nel 77 e poi ero a Genova e poi... Semplicemente per questo motivo. E ne dico uno soltanto perché dobbiamo parlare del testo di Mario. Ero membro nel 1969 in particolare di un partito, o meglio ero candidato, perché lì si doveva fare la candidatura quinquennale per poter entrare e far parte di quel partito. Ero membro del Partito Comunista Italiano, ma mi volevo iscrivere al Partito Comunista d'Italia marxista-leninista, lo stesso partito nel quale militava Renato Curcio, lo stesso partito nel quale militava Franceschini, lo stesso partito nel quale militava tutti i dirigenti del movimento armato che poi avete letto in tutta la storia che passa per gli anni 80 e parte e fine 70. La discussione all'interno di quella organizzazione fu questa, e Renato Curcio lo sa. E Renato Curcio è oggi una delle persone, mia amica, che sta dando un contributo notevolissimo allo sviluppo del pensiero umano. Personalmente non gli ho mai chiesto e non gli chiederò mai di rivedere il suo... Lo ha fatto, ha scritto un libro, La Soglia. Ognuno di noi può andare a guardarlo e vedere. Però la discussione all'interno di quel partito quale fu? Tupamaros, Fidein, Vietcong. Gian Giacomo Feltrinelli che veniva a Trento, non voglio citare altri nomi perché non è bene citarli. Ci fu un'accesissima discussione se doveva nascere il collettivo politico metropolitano con i cacciavite oppure no. La direzione del Partito Comunista d'Italia Marxista Leninista disse no. Questo era la direzione di questo partito, erano partigiani. Erano tutti partigiani, compreso lo stesso Lasagna. La decisione unanime della direzione, ad eccezione di due membri, di Verona e della cellula di Trento, fu questa. Questi non sono i tempi e non c'è il rapporto tale con le masse che possa permettere in Italia l'avvio di una organizzazione armata di cacciaviti. Questa organizzazione si spaccò, a Verona nacque un giornale che oggi chi lo va a leggere vedrà tutto intero questo dibattito, e si disse di più in quelle riunioni. Questo tipo di strada, di un rivoluzionarismo piccolo borghese allora, porterà sicuramente a un fallimento, ecco perché non bisogna seguire questa strada. Nel 67 era morto Che Guevara e l'avevamo difeso, sapevamo la storia di Bolivar, sapevamo la storia di Carlo Pisacane in Italia. Ecco perché l'analisi politica di massa portò, non io, ero giovanissimo, io ho ascoltato e ho aderito a una delle due tesi che mi sembrò più adeguata al mio essere. Nacque quel giornale e da quel giornale nacque il collettivo politico metropolitano e dal collettivo politico metropolitano nacque il movimento armato in Italia, o almeno uno degli spezzoni fondamentali. Da quel momento in poi personalmente ho subito la lotta armata non come un qualche cosa, diciamo, che mi aiutava, no. Cioè ogni qualvolta che accadeva un'azione, inevitabilmente il rapporto che io avevo con le masse, sia a Trento
dove lavoravo come operaio per mantenermi i miei studi, sia nel mio paese, qui in Salento, inevitabilmente erano le masse. Non parlo delle avanguardie operaie di fabbrica, che lo so, Mario, sono d'accordo con te, sono importantissime, sono la punta avanzata di un movimento. Ma il mio rapporto personale con le masse era di un'incredibile incompatibilità. Allora due erano le cose: o seguire il rapporto delle masse, l'azione delle masse, oppure lasciarsi portare dal vento. Io ho seguito l'esempio delle masse, ho lavorato ancora oggi cerco di fare il mio modesto contributo per far sì che una parte politica vinca sull'altra. A me non sta bene questo governo, io sto male. Ma come posso affrontare la problematica di questo governo che ci sta affossando qualsiasi diritto, qualsiasi spazio, e se va ancora per 4 anni? Noi non faremo iniziative come questa in una pubblica piazza, non ce ne saranno, non ce ne potranno essere, perché ci sarà vietato di incontrarci così. Ecco allora il mio recupero, e vado alla conclusione, il mio recupero di Mario. Io non dico a Mario ti devi autocriticare, no, non lo dirò mai. Come non dico a Mario, anzi, mi fa piacere che Mario continui a lottare. Il fatto che egli abbia voluto stasera ritrovarci qui, da parte di Mario, non è un atto di coraggio? Non è un atto, voglio dire, di mettere in esposizione la sua vita? Non si è sposato, non ha vissuto affetti cari se non attraverso una sublimazione infinita. Non è questo atto di coraggio? E io per questo, se si può intendere questa mia presenza stasera come un momento di contributo a Mario Fracasso, a che esca quanto prima da una situazione di questo genere, per ritrovarlo accanto nella lotta quotidiana per migliorare la condizione di questo paese. Due cose e finisco, una anzi cosa, lascio le altre. Davvero. Sia il primo libro di poesie, sia il secondo libro, Mario secondo me non li ha scritti per liberarsi l'anima, no. Mario li ha scritti essenzialmente per dimostrare la sua buona volontà di, permettetemi di uomo, di uomo che vive. Non posso dire uomo di buona volontà, perché sarebbe interpretato male, ma di uomo che vive i tempi della sua quotidianità. Per questo ha fatto questi libri. Io mi auguro che ne faccia ancora. Il suo rapporto con gli affetti più vicini è interessantissimo, quello che lui fa o che lui ha fatto. Mi auguro che Alessano abbia anche, non solo, uno scrittore, un poeta che abbia queste origini, le origini, diciamo, da un movimento rivoluzionario armato che ha fallito nel nostro paese, ma un poeta e uno scrittore che abbia fatto parte di questo movimento, ma che sia dentro un nuovo movimento di lotta. E non voglio aggiungere, come ha fatto Cosimino Rizzo, democratico, un movimento di lotta che aiuti questo paese, questo popolo, a liberarsi dalle catene, della schiavitù. Un'ultima cosa, e concludo veramente, scusatemi. Quando discutemmo nel 1969-70 intorno alla nascita delle organizzazioni, c'era una massima che diceva: è il fucile che deve comandare la politica o la politica deve comandare sul fucile? Voi sapete che in due paesi, l'Albania allora socialista e la Cina allora comunista, persone tante pagarono con la vita. Nel 1971 l'Impiao e i limpiaoisti furono tutti quanti massacrati, e in Albania, diciamo, una serie infinita di persone legate a un generale dell'armata, anche esse finirono male. Perché? Chi vinse in Cina in quel momento
e chi vinse in Albania in quel momento, due paesi importanti, e chi vinse anche a Cuba, lo dobbiamo dire, Cuba, a Cuba vinse Fidel Castro. Io amo il CE e continuerò ad amarlo sempre e scriverò sempre del CE, ma chi vinse fu Fidel. In Cina chi vinse fu Mao, non Lin Piao, e in Albania chi vinse fu Enver Hoxha. Quindi tutto questo, lo stesso movimento oggi, io so bene quello che c'è in giro in Italia, so le organizzazioni, conosco le organizzazioni che ancora puntano, ma pensate all'ultima cosa di Marco Bianchi, ma uno come me si vuole dire che quelle sono state le Brigate Rosse, ma insomma, cioè non voglio dire che voi, non io, sapete nome e cognome della gente della CIA e della gente dei servizi segreti che ha fatto fuori quel povero professore Bianchi. Come sapete i nomi e i cognomi degli agenti della CIA e dei servizi segreti italiani e israeliani e di qualche altro paese non molto lontano dal nostro che ha fatto quella bravata alla Fiat di Milano e alla CISD. Quindi tutto questo è stato per me soltanto un cercare di ragionare. Grazie a Maurizio Nocera, perentorio quanto veritiero. La parola subito a Donato Margarito, sì, e poi il saluto del sindaco e quindi Mario. Prego. Io ho partecipato parecchie volte, può certamente continuare, noi ci auguriamo che continui, però io ritengo che questo racconto non possa più essere soltanto, come dire, una fotografia di ciò che è stato, quasi punta ad una fase personale di coinvolgimento nel corso della storia, e gli danno, come dire, una vita, perché la storia è essenzialmente evoluzione, vita. Ecco, penso che un racconto avrebbe senso se continuato solo in questi termini, ma se dovesse essere continuato soltanto come una sovrapposizione di cose già dette, avendo la presunzione di fissare una fase storica, di inchiodarla in una certa immobilità e quindi presumere di poterla osservare e descrivere, questa potrebbe essere un'operazione non solo politica ma anche editoriale, credo, di scarso interesse. La seconda considerazione che voglio fare è questa. Questa cosa la dico, mi rendo conto che potrebbe aprire un dibattito a sé, no? Ma non si è mai parlato di questa questione, può sembrare specialistica nel momento in cui la pongo, ma in realtà non ha niente di specialismo, è una cosa molto semplice. E significa questo: i libri sono fatti in un certo modo, cioè un libro non è mai il prodotto personale, soggettivo, approssimativo, eccetera, arbitrario, come se un libro venisse a caso. Un libro non viene mai a caso, un libro è sempre un'opera che si pone come tale nella sua conclusione, ma che ovviamente presuppone un processo compositivo che significa tante cose. Il processo compositivo avviene quasi sempre per selezione, e le selezioni significa scelte sul materiale, organizzazione della disposizione del materiale, interventi sul lessico e sul linguaggio, sistemazione delle parti che riguardano un racconto, mettere questa cosa all'inizio e quest'altra alla fine e così via. Cioè c'è un laboratorio nascosto nel quale un autore o più autori lavorano per assemblare tutta una serie di pezzi che poi danno vita ad un'opera conclusiva che è l'opera d'arte, in un certo senso, o l'opera in generale. Quando l'opera è tale, potrebbe essere anche separata dall'autore. Non avrebbe più senso nemmeno dire che quei due libri sono di Mario Fracasso. Nell'ipotesi 1 della quale io parlavo, cioè il libro come biografia e questa biografia come strumento di lettura e di comprensione della storia, considerati come tali questi libri, possono essere, come dire, scissi persino dal loro autore e diventare materiali, strumenti a disposizione di ognuno di noi attraverso i quali leggiamo appunto una certa epoca
del passato. Ma tornando al punto 2, questa, come dire, esperienza di natura filologica nella composizione del libro è importante. Siccome qui ho la fortuna questa sera di avere a disposizione Maurizio, che ha accompagnato, è stato un frequentatore, mi hanno detto, posso anche, può essere infondata la notizia, ma è stato un frequentatore di questo laboratorio ideale della scrittura, mi sarebbe piaciuto avere qualche testimonianza dall'interno per capire come si è lavorato in questo laboratorio per arrivare alla produzione di questi due libri, appunto. Perché questo? Perché è giusto che un lettore, e prima si metteva l'accento sull'importanza del lettore, sappia tutto del libro, no? Sappia anche di quel laboratorio, e quindi il curatore o il coautore o il procedimento compositivo venga brevemente e sinteticamente richiamato, perché ovviamente non è senza influenza questa, come dire, precedente esperienza rispetto al libro, è invece un lavoro che influenza il significato complessivo del libro, e da come si lavora risulta il libro, da come si lavora risulta il libro conclusivo e ovviamente anche i suoi significati. I significati di tutti i libri e non soltanto di questo rimandano ovviamente a punti di vista. Ecco, capire come è costruito filologicamente un libro significa anche per il lettore acuto cimentarsi anche in una specie di interpretazione ispettiva o ricognitiva per ricostruire un po' la pluralità di punti di vista che giocano in un testo intessuto di punti di vista, perdonatemi il bisticcio di parole. A me tuttavia, per concludere il punto 2, piace molto scavare nella composizione dei testi, perché mi piacerebbe anche capire dove sta l'origine di una cosa molto importante, che è questa, no? Questi sono due libri strani, perché da un lato sono ipersoggettivi, infatti io li ho definiti biografici, eppure attraverso l'esperienza biografica ci sono due epicità che entrano nel racconto, l'epicità del mondo contadino e l'epicità del mondo operaio dei sistemi industrializzati. Si tratta di due epicità distruttive. Aggiungo qui che la letteratura borghese, la letteratura della decadenza neostrutturalistica, grammatologica e così via, non è più capace di momenti epici. L'epicità è stata distrutta dai media, in tutte le letterature non c'è più la dimensione epica della coralità. Sembra che i destini dell'umanità sono stati, come dire, rimossi dalla letteratura borghese di tutti i popoli e di tutte le nazioni. Sono i popoli invece e i propri autori popolari che sono in grado ancora di parlare in termini universali e quindi di cimentarsi con una scrittura depositaria della coralità dei destini del mondo. Terza considerazione, diceva Giovanni, diceva Maurizio e tanti altri, noi abbiamo bisogno anche di questi racconti per poter riflettere, perché questi possono essere utili. Jauss e Iser, che sono i teorici dell'estetica della ricezione, quelli in pratica che dicono che il soggetto non conta un cazzo nell'opera di composizione, ma soltanto la lettura, e sbagliano, perché conta il soggetto come il lettore. Chiusa la parentesi, la lettura è certamente una cosa molto importante, ma la lettura qui significa che noi per renderla utile dal punto di vista politico dobbiamo tematizzare una questione importante. Io la tematizzo così, poi ognuno ovviamente può confutarla, contestarla, può dire tutto quello che vuole. Io trovo molto suggestiva, non è una cosa che invento io ovviamente, è una cosa che ho letto, che conosco, che mi ha affascinato. Io considero l'ipotesi di un grande storico contemporaneo, di formazione marxista, e però allievo di Braudel, quindi uno che studia la storia dal punto di vista dei processi della lunga durata, mi riferisco a Wallerstein. Ora, l'ipotesi Wallerstein è molto suggestiva perché lui si interroga sul significato politico dei movimenti antisistema nella storia del Novecento e non soltanto nella storia del Novecento. A dire la verità, lui si interroga su moltissime altre cose. È chiaro che io preferisco usare questo lessico politico, i movimenti antisistema. Certamente il brigatismo è un movimento eversivo antisistema. Per certi aspetti è un movimento antisistema, pure il movimento no global, e nelle tesi congressuali del mio partito, Rifondazione Comunista, si dice che Rifondazione Comunista è un movimento antisistema.
Poi naturalmente a questa cosa antisistema si possono dare molti significati, ma certamente il significato prioritario è quello, come dire, che si vuole un cambiamento strutturale del mondo in cui si vive. Diverse ovviamente sono le procedure e i mezzi ricorrendo ai quali si intende raggiungere questo risultato. Ora, ci sono dei movimenti antisistema, e qui restringiamo il senso della riflessione, che fanno la scelta dell'eversione, della rivolta e della violenza. In questo senso sono certamente da ascrivere tutti i movimenti terroristici e fondamentalistici, ma anche l'anarchia, sia quella storica sia quella attuale, e anche il brigatismo italiano. Movimenti antisistema che attraverso appunto l'eversione, il gesto avanguardistico isolato oppure di un gruppo non molto ampio, e comunque attraverso la rivolta, la violenza, l'eversione, presumono di rovesciare una certa situazione storica, politica, sociale. Ecco, il dissenso Wallerstein, vediamo prima come risponde Wallerstein, poi come molto più modestamente rispondiamo io, Cosimino, che abbiamo una certa formazione, potrà essere superata, ma insomma, lui dice una cosa molto semplice, non sembri paradossale, dice che storicamente si è sempre verificato che i movimenti antisistema, soprattutto quelli fondati sulla rivolta e sulla violenza, sono finiti nella sconfitta e nella tragedia e in un consolidamento della stabilità e dell'ordine del sistema. Questa è la sua risposta, badate bene, la risposta di un marxista doc che nessuno credo può accusare di conservatorismo o di essere reazionario o cose di questo genere. Certo, lui parla dei sistemi non in termini, nei termini con cui poteva parlarne, ne parla Luhmann, i sistemi cioè come strutture altamente formalizzate. Il sistema di cui parla Wallerstein è un sistema storico, per sistema lui intende appunto il capitalismo storico. Ora, come rispondiamo noi altri un po', perché la tesi di Wallerstein è molto pessimistica, in quanto il capitalismo è immodificabile, quindi hai voglia di fondazione, no global e tutto il resto, dice no, la prassi soggettiva non c'entra niente, il capitalismo è immodificabile. Lui recupera però la teoria del crollo marziana, dice no, se le cose vanno così, da solo andrà verso l'autodistruzione. Ovviamente è molto discutibile questa spiegazione, non credo che da solo andrà verso l'autodistruzione, semmai verso un ulteriore consolidamento. Ora, come rispondiamo noi molto più modestamente? Noi che abbiamo avuto una formazione marxista, poi una formazione gramsciana, siamo vissuti nell'ambito del PC per tanto tempo, abbiamo fatto tante lotte, eccetera. Rispondo così, in maniera molto semplice. Io credo che la rivolta appartenga al sovversivismo piccolo borghese, oppure ad una forma di giacobinismo. Penso che la violenza, citando Marx, sia la levatrice e non la madre della storia, e qui non l'ho detta io, l'ha detta lui, io mi considero un marxista e so bene che è così, e quindi ritengo che da queste forme si può prendere benissimo la distanza. Chiudo proprio perché mi hanno detto che devo chiudere, ma un'ultima considerazione, su questo punto 3 si è capito cosa voglio dire, lasciatemi dire invece la cosa più importante che riguarda Mario, perché Mario sì è interessato a tutte le corbellerie che noi diciamo, però al di là delle corbellerie poi c'è una vita personale importante che è la sua. Badate bene, Mario con 22 anni di carcere ha strapagato quello che doveva pagare, il suo conto lo ha già saldato allo Stato. Quanti mascalzoni, criminali, filabustieri che hanno provocato danni alla società e al prossimo, di gran lunga più grandi di lui, non hanno ricevuto carcere, condanne, sentenze di condanne e così via, oppure le hanno ricevute in maniera molto superficiale. Ora, oggi, se noi siamo del parere che Mario il suo conto l'ha saldato, va bene? E oggi si pone per lui questo tipo di problema, il problema cioè di porre fine alla sua vita carceraria, ad una segregazione che continua a durare, sia pure limitata soltanto alla notte. E allora noi, se vogliamo celebrare i libri, facciamolo pure, ma credetemi, questa forma di solidarietà nei suoi confronti è molto limitativa, serve qualcosa d'altro. Come cittadini, come partiti alla sinistra, anche come rappresentanti delle istituzioni. Io ad esempio, di fronte ad una petizione alla magistratura,
non ho nessuna di questo tipo che chieda l'affidamento sociale per gli ultimi 3 anni, evitando che anche gli ultimi 3 anni se li faccia in carcere. Io, se c'è una richiesta di questo genere al giudice, alla magistratura, io firmo come assessore provinciale, il sindaco può firmare Di Alessano come sindaco di Alessano. Credo che, insomma, anche Mario non si stancherà certamente, ma continuando di questo passo forse si stancherà anche delle semplici e uniche presentazioni dei libri, no? Credo che la solidarietà manifestata politicamente e moralmente deve anche diventare un gesto più impegnato dal punto di vista pratico. Quindi vediamo, sindaco, se riusciamo a fare una richiesta scritta alla magistratura, semplice, corta, non chilometrica, in cui si dice chiaramente che questa persona ha pagato, che non ci sono segni che inducano a pensare ad una pericolosità sociale o politica del soggetto in questione. Tu come sindaco ne sei testimone, ma non solo tu, anche i cittadini di Alessano, che tra l'altro io devo dire, Mario, e in questo confermerai, i cittadini di Alessano, cioè la comunità contadina, poi ti ha accolto benissimo, ti ha riaccolto, mi spiego? Cioè il reinserimento è avvenuto nel paese, meno dal punto di vista lavorativo, perché lui è un soggetto che lavora ma non percepisce con continuità e stabilmente il salario, ma queste due cose sono, secondo me, da risolvere. La questione del lavoro è importante, ma importantissima più della questione del lavoro in questo momento è, secondo me, la questione della sua libertà. Vogliamo farla questa cosa? Io dichiaro la mia disponibilità sin d'ora, altrimenti ragionare un po' platonicamente sui suoi libri credo che abbia, come dire, ben poca importanza. Facciamo un'istanza di questo genere, io credo che Mario se lo meriti. Se lo merita, anche se dovesse dire, io voglio essere chiaro su questo, io sono stato chiaro, benché lei per colpa sua non mi ha fatto precisare fino in fondo quello che volevo, ma penso che sia stata chiara la mia distanza, no, da scelte di questo tipo, quindi non le condivido. Però anche se Mario oggi dovesse dire no, io credo nelle Brigate Rosse, persino se dice questo a livello di convinzione ideale, meriterebbe ugualmente di essere liberato, perché rispetto a quello che ha fatto, lui ha già pagato in maniera salata. Oh ragazzi, sono 22 anni di carcere, se non ricordo male 13 nel carcere speciale, 15 anni nel carcere speciale significa che uno esce a pezzi qui, che non è più in grado di vivere, che è distrutto nelle cose più intime e più vere che riguardano la sua personalità. 15 anni di carcere speciale, vi rendete, no, non il carcere, no, carcere speciale. Quindi bisogna porre fine, credo, a questa situazione che è ormai insostenibile. Lui è uno reintegrato, penso che questa cosa qui dovremmo farla, insomma. Io dichiaro sin d'ora la mia disponibilità a sottoscriverla, non come Donato Marchese, ma mettendo accanto assessore provinciale. Grazie. Sì, diamo subito la parola al sindaco di Alessano per un saluto. Saluto tutti, buonasera. Io non ho tante cose da dire perché devo dare subito la parola a Mario, che so che deve andare. Parlare del libro di Mario sicuramente può voler dire tante cose, può voler dire sicuramente, come abbiamo visto questa sera, avviare una riflessione su un certo periodo storico della nostra società. Può voler dire parlare di giustizia, dei suoi riti, dei suoi modi. Può voler dire sicuramente parlare perché ad un certo punto della storia della nostra società, e oggi molto probabilmente è un punto molto vicino, alcuni gruppi della società decidono di distaccarsi, di non riconoscersi nella società, decidono di combatterla con varie forme. Ma secondo me può voler dire parlare anche e soprattutto della storia di un uomo. Della storia di un uomo, della sua forza, del suo modo di cercare una giustizia giusta, del suo modo di ricercare una società giusta. Perché Mario, questa sera io ho avuto la sensazione,
lo dico francamente, molto apertamente, il tuo libro, guardando questa piazza, guardando, è come una pietra che ogni volta che ne parliamo ad Alessano, perché tu lo presenti in tanti posti, però ogni volta che ne parliamo ad Alessano questo libro è come una pietra che cade come un macigno. La mia sensazione, a differenza di quello che diceva Donato Margarito, la mia sensazione è che molti ti accettano, però vorrebbero che non ci fossi. C'è qualcuno che ha paura, no? E questa è la mia sensazione. E io so della tua lotta, della tua lotta quotidiana anche oggi, per la ricerca dei diritti di una società giusta, una società che riconosce al lavoratore il diritto di essere pagato, il diritto di farsi una famiglia, indipendentemente dalle battaglie che possono essere. È un diritto universale questo qua, e noi qualche volta ne abbiamo parlato anche di queste situazioni, per cui non dobbiamo dimenticare, lo dico ai cittadini di Alessano, che Mario è figlio di Alessano ed è il figlio di una cultura, della nostra cultura, che negli anni passati ci ha portato ad andare via di Alessano, a ricercare la dignità in altri posti, perché non c'era la dignità di essere uomo e lavoratore allo stesso tempo. Ed io, Mario, quando vedo te alcune volte, credo che tu oggi stai facendo una doppia lotta, che è quella del paradossale, molto probabilmente, che è proprio quella del tuo reinserimento, la tua difficoltà. È vero che tutti ti accettiamo, però la mia sensazione è che attorno a te ci sia un grossissimo vuoto, e questo noi non lo dobbiamo permettere, perché ritengo, da Gigi Nicolardi più che altro, ritengo che tu abbia il sacrosanto diritto di guardare a testa alta tutti noi, perché tu possa far rispettare la tua dignità di uomo e di lavoratore al tempo stesso qua ad Alessano, così come hai dovuto farlo negli anni passati andando fuori. Basta, grazie. Sì, ecco, visto avevo giusto intenzione di richiamare uno dei responsabili di questo neonato comitato che si occupa della problematica personale di Mario, delle sue vicissitudini anche giudiziarie. Diceva l'assessore Margarito che purtroppo ci deve lasciare perché ha atteso alla festa di liberazione a Gallipoli e si scusa di non potersi fermare sino alla conclusione. Diceva dobbiamo muoverci, dobbiamo andare oltre la presentazione dei libri, muoverci su un terreno molto più pratico e molto più concreto. Noi di solito le altre volte quando abbiamo parlato con Mario, abbiamo presentato i suoi scritti, ci siamo dati sempre a un appuntamento nel futuro, sì. Vogliamo darlo anche questa volta, vogliamo darlo con anche questo neocostituito comitato per vedere come, dove e quando affrontare queste tematiche anche di ordine giudiziario, perché appunto possano essere superate nel più breve tempo possibile. Biagio Sarcinella. Allora, così dico, l'idea è nata di questo comitato, non so, alcun tempo fa, un periodo fa, dico poco tempo fa, in una presentazione del libro di Mario a Tricase, in cui c'era come relatrice Rina Durante, cioè, ha posto questo problema, no? Veramente è cominciato anche eravamo io insieme ad altri compagni al centro sociale a pensare un pochettino, ha cominciato a dire, cioè, ma come si può stare 20 anni in carcere, 20 anni, cioè, quando io non riesco neanche a stare 2 giorni chiusi in casa. Cioè, con queste parole ha dato un significato veramente, no, ha detto tutto praticamente, tutto sulla vicenda che Mario, non soltanto Mario, no, ma tanti, chiamiamoli così, proletari, a me mi chiamano proletari che stanno in carcere, perché i figli di papà che stanno in carcere, ne troviamo ben pochi, anzi non ce n'è proprio nessuno. Ci ha toccato questa vicenda veramente, no, nella sua brutalità, no, come il carcere, no, che è una condizione veramente brutale, una condizione che la vivono, no, certe determinate persone che fanno riferimento a una certa classe. Quindi c'è il rapporto, come lo vedo io, come c'è ancora delle classi, cioè non è superato, esiste,
cioè il carcere è la forma più estrema della brutalità di questo sistema, di questo Stato, di questo regime, chiamiamolo come volete, no? Che è un regime basato ancora su questo tipo di violenza, è basato su questo tipo di sfruttamento e ingiustizia, diciamo, in queste ingiustizie che quotidianamente tantissimi milioni di persone le vivono, no? Vabbè, non voglio entrare in merito a queste cose qua, no? Perché veramente ci prolunghiamo, non voglio neanche entrare in merito anche alla scelta di Mario con le Brigate Rosse, la discussione che c'è stata in passato sull'indulto, amnistia, eccetera, eccetera, che non è né la sede adatta né il luogo adatto, perché qua c'è da dire tante, tante e tante. Però voglio sintetizzare solamente quello che ho sentito stasera, no? Sul concetto della democrazia, dello Stato. Cioè pure io, no? Cioè, provengo da un partito come il Partito Comunista, no? Andavo a votare, ci credevo moltissimo, no? Poi dopo la storia di Gladio, no? Sappiamo tutti benissimo chi è stata Gladio, e alla fine, in poche parole, ti hanno detto: guarda che non c'era nessuna possibilità voi di andare al governo tramite l'elezione, perché nel momento in cui la sinistra sarebbe andata al governo subentrava Gladio con la sua struttura, e la sua struttura era la NATO, no? E tutto l'arsenale militare che avevano dietro, utilizzando depositi militari clandestini, sembra che ce ne sono 140, no? Che sembra, ultimamente c'è a Capo Cossiga pure, cioè riuscita nel 91, nel 92, non mi ricordo questa storia, perché allora chiaramente era finita la guerra fredda, non c'era più l'Unione Sovietica, non c'era più nessuna minaccia da parte del partito, no? Del Partito Comunista, quindi, no? Di entrare a cominciare a stravolgere l'intero sistema. Cioè allora a questo punto il concetto di democrazia non so fino a che punto oggi, no? Come ieri lo possiamo anche, cioè una riflessione questa, è tutto da discutere. Vabbè, a prescindere di questo, dopo quella storia che è successa a Tricaso, la presentazione del libro, con alcuni compagni del centro sociale, vabbè, abbiamo cominciato anche a parlare su in che modo potevamo aiutare Mario, no? Ad uscire da questa situazione che lui vive ancora oggi. No, tanto per esempio adesso deve scappare, magari si trovava una festa o qualche situazione più gradevole di come stiamo vivendo stasera, deve scappare, questa è pure violenza, ricordiamolo, no? Come diceva Margarito, cioè, secondo me gli ha pagato già abbastanza, no? Ma secondo me ha pagato sempre, ha pagato. Quindi ci siamo trovati, proprio l'altra sera ci siamo trovati, abbiamo fatto un'iniziativa al centro sociale con un concerto, prima del concerto abbiamo organizzato una discussione. Ripeto, una discussione era molto presente, no? C'era tantissima gente che era presente e ha cominciato a porci il modo in cui si poteva muovere. Allora, idee se ne sono uscite tante, ne sono uscite dalle petizioni, dai sit-in, eccetera, eccetera, no? Comunque, giovedì, quello voglio fare un appello, soprattutto anche ai cittadini di Alessano, quelli che stanno a cuore, soprattutto, no? Non soltanto per amicizia, no, Mario, ma anche per un percorso che ha vissuto Mario, credo che è un percorso che tantissimi hanno vissuto, no? In maniera diversa, però parlo sempre del percorso anche umano, no? Della vicenda. E dico, ripeto, giovedì alle 8 ci stiamo ritrovando al centro sociale, stiamo invitando anche un legale per vedere un po' come risolvere la situazione, come affrontare meglio la situazione di Mario, perché da parte nostra, dico, non siamo né, non ci capiamo niente né di cose legali, eccetera. Allora, un appuntamento al centro sociale alle 8, l'indirizzo a Piazza Malta, l'ex caserma dei Carabinieri a Casarano. Vabbè, finito. Grazie. Mario, come c'è Rezzola, Mario? No, poche parole perché il discorso sono fuori orario. E niente, volevo dire che mi è venuta, cioè negli ultimi minuti mi sono ripetuto un po' dentro, non ce l'ho fatta ma questa volta. Scusate, però ve lo devo dire. Sì, non ce l'ho fatta nemmeno questa volta perché
cioè lo scritto per me è qualcosa, sì, che racconta il passato, però soprattutto io lo voglio vivere oggi, il presente. Il presente per trasformarlo, per cambiarlo, per... Però se mi fermo un attimo, allora se io, il mio obiettivo è dello scritto e oggi è quello di incontrarci, di vederci e di parlare di questa realtà di merda, che mi sono rotto le palle, perché dopo 22 anni, come si diceva prima, queste leggi non vengono rispettate, il giudice non se ne è fatto un cazzo, e il lavoro non viene pagato, e su questo io gli volevo rispondere pure al sindaco, a Gigi. Gigi, io il vuoto che sento attorno a me è proprio di queste porcherie qua, di queste schifoserie qua, dove non c'è giustizia, dove non c'è, cioè, lavori non ti pagano, vai a... Io che ho accettato, diciamo, di rispettare queste leggi che ci sono, ecco, e poi mi trovo che questi qua, dico, non se ne fottano proprio niente. Allora dico, cioè, se questi, a me mi interesserebbe che almeno quando ci vedessimo, sì, parlassimo un po' del passato, un po' del movimento, un po' che è giusto pure, però parlassimo pure del presente, perché voglio avere anche delle risposte, come affrontiamo questa realtà qua, dove uno che lavora, io mi sono trovato, ripeto, sempre gli stessi problemi di 30 anni fa, di 40 anni fa, e poi dici, vabbè, giustamente così mi hanno accennato, i padroncini di qui sotto, qua si fregano i soldi dello Stato, si fregano i cose, e poi la gente non se ne frega niente per pagarli come devono essere pagati. Allora dico, cioè, sono contentissimo a sentire questi riferimenti anche con altri scrittori, con altre personalità, diciamo, che hanno combattuto, con altri compagni, che hanno pagato anche con il carcere. Però ancora una volta io voglio discutere pure di questa realtà che ci troviamo di fronte. Cioè, oggi non l'ho sentita, non te ne viene anche questi ragazzi qua, i compagni di Casarano, che hanno fatto questo, cioè hanno messo su questo comitato, hanno intenzione di mettere su questo. Dobbiamo esprimerci, dobbiamo entrare un po' in merito a queste, sennò, per come ce l'ho detto pure al Giulio, io mi sono fatto 22 anni che non me ne ho fatto un caffè, farmene altri, tre altri qua, però non vengono a parlare però di leggi, non vengono a parlare di democrazia, non vengono a parlare, e sulla violenza, sulla lotta armata, vabbè, Maurizio continua a insistere, servizi segreti, CIA, e questo e quest'altro, è giusto, dico, portare avanti la tua, giustamente. Però vogliamo pure dare una risposta ai milioni di persone, ma se ne viene questa cosa qua dell'articolo 18, che si sentono, cioè già si sentono minacciati continuamente, pure che c'è l'articolo 18, perché il padrone, almeno di quello che ho conosciuto io, quando stavo a Torino, quando ha voluto chiudere la fabbrica dove lavoravo di 2500 operai, non ci ho pensato due volte, dice, non me ne frega un canto, mi butto in mezzo alla strada, 2500 famiglie sono state buttate in mezzo alla strada, non se ne è fregato niente. Perciò dico, articolo 18, non articolo 18, quando chi c'ha il potere, chi c'ha il comando in mano, quando... Allora dico, di fronte a questa realtà, che facciamo? Aumentiamo le case famiglie, la gente la facciamo scoppiare, la facciamo, o aumentano i suicidi, o aumentano, come se ne viene, l'uso dei farmaci, l'uso... E dobbiamo dare una realtà che la gente, cioè, deve avere una sicurezza, diciamo, un po' che un domani, dice, oppure uno che c'ha una famiglia, dico, finché... Uno si può pure arrangiare, ma chi c'ha famiglia, o i giovani oggi, che futuro gli diamo? Che... Non lo so, io almeno queste sono le domande che poi c'è CIA o servizi segreti, io per quello già l'ho detto altre volte, ho conosciuto solamente le stragi che ancora una volta, dopo tanti anni, non c'è un colpevole. Rispetto agli altri movimenti di lotta armata che ci sono stati in Italia, ci sono stati beccati tutti, ci siamo fatti anni di carcere, ce li stiamo facendo ancora, altri sono stati massacrati, sono stati ammazzati, sono stati torturati, tutte queste cose qua, e conosciamo, perché se vogliamo conosciamo, perché con tutto quello che c'è stato, dico, perciò dico, vabbè, parliamo, ognuno c'ha una sua, però dico, parliamo anche alla realtà di oggi. Io, il mio problema oggi è giusto, e continuo a raccontare il mio passato, il mio contributo che continuo a dare e ho dato per, come se ne viene, una società più giusta, dove c'è più giustizia, anzi ci deve essere la giustizia e le leggi, e devono rispettarle tutti, come non sta succedendo. Dico, abbiamo visto pure l'ultima legge che è stata passata, no, del legittimo sospetto, la... Certo, chi c'ha i soldi, quando c'è un giudice che lo vuole condannare, dice, questo qua mi vuole condannare perché io sono innocente,
se dico una cosa del genere io, può darsi pure che mi danno anzi altri anni di carcere. Perciò dico niente, comunque io continuo, diciamo, a pensare che questi incontri devono avvenire. Io cercherò, continuerò a dare il mio contributo per la giustizia e che siano rispettati, diciamo, soprattutto i diritti, o soprattutto il nostro essere persone, essere umani, con la nostra sensibilità, con la nostra voglia di vivere, diciamo, da essere umani, non da come si dice, da bestia, che uno viene perché ti dà 10.000 lire o 20.000 lire, come fanno in tanti paesi del mondo, in tanti paesi del sud, ti devi accontentare di quello, anzi lo devi pure ringraziare. No, ma scusa, ma se c'è una legge che tu mi devi dare tanto, ma perché io ti devo... io vi ringrazio comunque. Ciao. Sì, ringrazio tutti quelli che sono stati qui, i relatori che hanno voluto intervenire questa sera, e niente, ci diamo appuntamento per tutti quelli che vogliono giovedì prossimo alle 8 al centro sociale di Casarano.